Io non ho capito se alla fine il dibattito pubblico ha dato qualche idea. Stiamo parlando dello stiamo stadio. Parlando di stadio. Stiamo parlando di stadio. E non l'ho capito neanche io. Che vuole dire. No, posso. Però tempo fa, sì. Caro ministro Ignazio, mi mandò un bel progetto io sul vincolo storico di San Siro. Adesso tutti si accorgono del vincolo storico allora, di San Siro. Lei mi è testimone che io sono almeno testimone. Un anno e mezzo, due anni, e da quando si parla dello stadio nuovo di calcio a San Siro, non San Siro, a San Siro, che continuo a ripetere che vi è compatibilità assoluta, anzi vantaggio, a mantenere in vita esattamente com'è lo stadio di San Siro e costruire accanto, come avviene in moltissime città europee e sudamericane, un altro stadio che è assolutamente necessario, utile, lo vogliono le società. Il piano economico che mi sono permesso di sottoporre e che parte dal risparmio di 500 milioni, il costo della demolizione, che si sommano al risparmio di danni ambientali enormi che deriverebbero dall'abbattimento di San Siro, polveri sottili, camion che per anni vanno avanti e indietro con i detriti, rende assolutamente conveniente alla città, ma anche alle società che potrebbero utilizzare San Siro se decidono di continuare a gestirlo insieme al nuovo stadio per altri eventi o per le partite di cartello. Il progetto dei due stadi è conveniente per il comune, per le società, ma soprattutto per i lombardi, che non avrebbero i danni ambientali, avrebbero due stadi, e se consentite, per la storia di Milano, che non può fare a meno di un San Siro, che io dico questa cosa, pensate se dico una bugia, quando uno all'estero parla di Milano, le cose che uno conosce di Milano sono tre: il Duomo, la Scala, San Siro. E l'Inter. Ditemi dove gioca l'Inter, ma anche il Milan, va per amico Berlusconi, diciamo anche il Milan, insomma, anche le squadre di calcio minore. Non dica così che sembra Prisco poi. Scherzo. Per cui ho finito su questo argomento. Ma nei sogni di Ignazio, la Russa, ci saranno sti due stadi o alla fine San Siro non ci sarà? Cioè, la temperatura è... Io penso che non sarà facilissimo che questa cosa di buonsenso si avveri, ecco, e si realizzi, ma questo non toglie che la cosa più di buonsenso è più logica, e sono pronto nei dettagli, come ho già fatto, a dimostrare lira su lira, euro su euro, che questo è conveniente per tutti, oltre che conveniente per la storia e per l'ambiente.